Gentili telespettatori, e bentrovati ad una nuova puntata della comunità. Questa puntata la dedichiamo alla Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne, celebrata in tutta la Repubblica di Croazia il 22 settembre. Per l'occasione abbiamo parlato con la criminologa e psicologa forense italiana Roberta Bruzzone, che ci ha spiegato i meccanismi che si celano dietro la violenza di genere. Rimanete con noi. Uh, cosa vuol dire violenza di genere? La violenza di genere è diciamo uno scenario abbastanza ampio che prevede tutta una serie di condotte che possono essere chiaramente eh, considerate, dalla violenza fisica che è quella paradossalmente più facile da individuare alla violenza psicologica quindi un insieme di vessazioni, comportamenti volti a svalutare, umiliare e a ridurre tutta una serie di possibilità e la libertà della vittima la violenza economica quindi inibire alla vittima tutta una serie di possibilità anche ad esempio l'accesso alle cure mediche naturalmente anche tutta quella parte di violenza che riguarda prettamente la sfera sessuale che naturalmente rientra ampiamente nella violenza nella sua accezione diciamo più ampia la giornata nazionale contro la violenza sulle donne in Croazia è una ricorrenza in memoria dell'atroce omicidio avvenuto presso il Tribunale Municipale di Zagabria il 22 settembre del 1999, quando Mato Rashkic durante il processo di divorzio uccise l'ex moglie Gordana Rashkic, l'avvocato Jaira Prohic e il giudice Liliana Hvalec, ferendo gravemente la cancelliera Stanka Zvetkovic. Ma perché la violenza sulle donne è in aumento, cosa possiamo fare per aiutare le donne che subiscono violenza? A queste ed altre molte domande ci ha risposto la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, la quale si occupa da 25 anni di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, in particolare di casi di omicidio, atti persecutori, maltrattamenti e abusi su minori. La problematica della violenza sulle donne è ancora presente nella nostra società, però prima bisogna definire la figura del maltrattante, della donna vittima, che ormai chiusi in una spirale di violenza si alimenta a vicenda. La violenza contro le donne è un fenomeno trasversale alle classi sociali e alle culture. Volevo chiederle innanzitutto il profilo del maltrattante. Um... Guardi, per il profilo maltrattante è un nodo centrale, anche perché la stragrande maggioranza di coloro che commettono questo tipo di reati non ha una storia né psichiatrica né giudiziaria alle spalle, quindi sono soggetti per lo più incensurati che eh, portano, diciamo, portano avanti questo tipo di condotti in man maniera sistematica perché sono convinti dal punto di vista purtroppo culturale e per certi versi è difficile dargli torto perché la maggior parte degli stereotipi di genere ancora in quella direzione vanno, ancora oggi. Eh, che, che mettono in campo condotte di questo tipo, ripeto, senza però appartenere a diciamo, un substrato criminale o, o, diciamo, o sociale degradato. La maggior parte dei maltrattanti oggi sono soggetti che purtroppo hanno tra i 18 e i 35 anni, quindi molto giovani. E, e che fanno parte diciamo della, della, dello strato per, per certi versi più, più agevolato più privilegiato della popolazione che non ha una, una storia di degrado alle spalle ma che purtroppo è convinto di avere il diritto di, di maltrattare la propria compagna maltrattare i propri figli perché li considera un'estensione di se stesso e quindi in quanto tali oggetti di cui disporre a piacimento quindi è diciamo un profilo molto molto ampio molto variegato in cui sostanzialmente rientrano Uh, un, rientra una larga fetta della popolazione, e purtroppo la maggior parte di questi soggetti sono socialmente invisibili. Quindi, se le vittime non denunciano, se qualcuno vicino alle vittime non denuncia, è difficile riuscire a cogliere questo tipo di condotte, perché fuori dal perimetro familiare si comportano apparentemente in maniera adeguata. Eh, e invece il profilo della vittima, come descriverebbe le donne? che Anche il profilo della vittima anche questo è estremamente ampio. Abbiamo vittime purtroppo in fasce d'età molto lontane tra loro. Abbiamo vittime giovanissime, ragazzine, vittime eh, donne, diciamo, sopra i 70 anni de dello stesso tipo di modello fondamentalmente. Quindi la tipologia di vittime è estremamente allargata. La maggior parte sono donne che hanno, diciamo, prima di essere maltrattate hanno subito un processo di manipolazione quindi si sono convinte in qualche modo che senza quel legame con quella persona non, non possono andare avanti hanno cominciato a dipendere in maniera malevole e tossica dal legame da quella persona perché quella persona ha agito per fare in modo che cadessero in questo tipo di condizione e che quindi sono disposte a tollerare qualunque tipo di angheria fisica e morale e psicologica e a volte anche sessuale pur di mantenere quel legame perché ritengono che senza quel legame non, non, non potrebbero andare avanti quindi sono donne che ripeto prima di essere maltrattate sono state oggetto di un processo di manipolazione molto profondo e radicato. Purtroppo molte sono anche economicamente eh, autonome, quindi sulla carta non hanno neppure l'alibi di avere problematiche economiche, ma il, il processo manipolatorio purtroppo mh, esula anche da valutazioni di questo tipo, cioè sono meccanismi un po' più complessi da considerare e la parte economica, cioè il fatto che la donna sia attiva dal, dal punto di vista economico purtroppo non necessariamente eh, la rende immune dallo scivolare in questo tipo di relazioni tossiche. Anzi, io ho molti casi di donne maltrattate in maniera anche molto seria, che in realtà sono la parte economica forte della famiglia, ma questo non impedisce all'altro di maltrattarlo ugualmente e loro purtroppo di rimanere in quel tipo di condizione a lungo. Perché avviene tutto ciò? Nel senso, eh, troviamo anche le radici nell'infanzia? Avviene tutto ciò? Certamente le radici sono nell'infanzia, ma sono, sono, le radici principali sono nella cultura. Cioè il problema della violenza di genere, pensare di poterlo sconfiggere inasprendo le pene, rendendole ancora più severe di quelle che abbiamo in Italia. Ehm. Servirebbe molto, molto poco, cioè la maggior parte dei maltrattanti ritiene di avere diritto di fare quello che fa. Molti di loro con, sono convinti che, che le donne neanche abbiano il diritto di denunciarli, perché, essendo loro i maschi di casa, hanno il diritto di maltrattarle. Quindi il problema non è nel contrasto. Una volta che arriviamo davanti a un magistrato o un poliziotto o un carabiniere, è già tardi, vuol dire che qualcosa è già accaduto. Bisogna lavorare su, nello sviluppare modelli educativi e soprattutto di rapporto tra i generi chiaramente improntati ha un maggiore rispetto e una maggiore simmetria, invece, ancora oggi, dal punto di vista culturale, quella che viene promossa anche nel nostro paese è la figura comunque di una donna subalterna, cioè subordinata al proprio compagno, al proprio padre, al proprio fratello, al proprio figlio. E questo purtroppo è l'elemento serio da contrastare, perché anche oggi, nel 2023, tantissime ragazze molto, molto giovani, quindi le, le future madri, fondamentalmente, no? le future donne del nostro paese, eh, sono. Fortemente contaminate da questo tipo di impostazione. Molte di queste ragazze pensano che l'unico modo per diciamo, svoltare nella vita sia trovare qualcuno ricco da cui farsi mantenere e sostanzialmente con cui farci una famiglia. Quindi sono fortemente sbilanciate in una prospettiva di scarsa autonomia. E questo vuol dire che la violenza purtroppo ci, ci accompagnerà ancora per numerose generazioni. È importante conoscere e saper leggere i meccanismi e le strategie di controllo che il maltrattante mette in atto all'inizio della relazione. La parte iniziale di una relazione con un, con un futuro maltrattante è quasi sempre meravigliosa. All'inizio loro si mascherano efficacemente nel principe azzurro, sostanzialmente sognato, pieno di attenzioni, amorevole, eh, attento, no? eh, supportivo, comprensivo. Peccato che sia una maschera che dopo qualche mese solitamente. Viene gettata perché questo tipo di recita, questo tipo di soggetti non è che la regge a lungo. La regge è il tempo che gli serve per garantirsi di aver agganciato emotivamente chiaramente la, la, la propria compagna e trasformarla progressivamente nella copia sbiadita e irriconoscibile di se stessa, fondamentalmente. Sono dei predatori emotivi, ma sanno molto bene mascherarsi nella fase iniziale della relazione. C'è un modo per poterli scoprire diciamo all'inizio della relazione eh, all'inizio della relazione non è banale scoprirli. Però il mio consiglio è che quando qualcosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente da qualche parte c'è la fregatura. Quindi un buon consiglio è datevi tempo. Per conoscere una persona e decidere se davvero può essere la persona con cui costruire insomma un progetto di famiglia, un progetto di relazione che non necessariamente deve passare attraverso anche la maternità, per carità. Però prima di gettarvi a capofitto in una relazione. E fare scelte spesso irreversibili, come quella appunto di diventare genitore, è datevi il tempo di conoscere davvero chi avete vicino, prendetevi un po' di tempo, almeno due-tre anni, per capire bene con chi avete a che fare. Le scelte, i manipolatori hanno molta fretta nel chiudere, quindi andiamo a vivere insieme, sposiamoci, facciamo un figlio, il tutto in 3-4 mesi. Guardate che quello non è. Un segnale positivo, non è, ah, guarda quanto mi ama, vuole subito fare un figlio. No, è quanto è imbecille perché soltanto un pazzo si metterebbe in testa di fare il figlio con una persona che conosce appena. Quindi c'è qualcosa che non va. Ragionate in maniera un po' più concreta, piedi per terra, per carità, nessuno vi nega la possibilità di innamorarvi perdutamente, ma cerchiamo di mantenerla accesa la lampadina, però, ok? Non è normale né sano che qualcuno voglia accelerare così tanto in una relazione perché prima di investire su qualcuno sotto un profilo affettivo in maniera così importante bisognerebbe conoscerlo un po' prima approfonditamente capire se avete gli stessi valori se c'è veramente lo spazio per una visione in qualche modo sinergica nel costruire una storia insieme ci vuole tempo per capire davvero chi hai di fianco quindi prendetevelo quel tempo non accelerate quelli che vogliono accelerare troppo solitamente perché sanno che non possono reggere a lungo quella recita e poi diciamo arriva anche il primo schiaffo e eh, la vittima tende a giustificare, no? Sì, ma non voleva. Quando arriva il primo schiaffo, la vittima ormai è già dentro una condizione di manipolazione e di dipendenza affettiva. Quindi, pur di non mettere in discussione il legame, perché questo le crea delle risposte simili all'astinenza da eroina, quindi, per evitare di stare così male, che cosa fa? Attribuisce a sé la responsabilità di quello che ha subito, operando una distorsione percettiva proprio della, della realtà. Quindi attenzione a questi aspetti: Un primo schiaffo è un segnale inequivocabile che qualcosa non va. E non c'è spazio per rielaborare, modificare, no? Ma vedrai che cambierà, no? Ma lo fa solo quando beve, no? Ma lo fa solo quando si fa di coca. Non è così. Lo fa perché gli piace farlo, perché l'idea di esercitare potere gli dà una grande euforia. E, e se il primo schiaffo ve lo tenete, state zitte e non in qualche modo non me ne andate a gambe levate, da quello schiaffo ne arriveranno molti altri e probabilmente arriverà anche qualcosa di molto peggio. Perché tante donne pensano di poter cambiare il proprio compagno o marito? Perché sono delle illuse? perché sono cresciute nella, nella convinzione che il loro amore possa salvare i psicopatici che si sono scelti come compagni, cosa che purtroppo è una illusione pericolosissima. Non è così, nessuno può salvare nessuno, voi potete solo salvare voi stesse e soprattutto i vostri figli. Un soggetto con questo tipo di caratteristiche non lo salvate, soprattutto per un motivo, a questo soggetto non ha alcuna intenzione di essere salvato non crede di avere problemi, pensa che i problemi siate, siano i vostri, che non accettate quello che lui ritiene assolutamente normale e che spesso è stato educato a considerare normale. Quindi se qualche donna in ascolto è convinta che sacrificandosi per il proprio uomo, prima o poi lui cambierà e l'amerà come lei desidera, ecco il messaggio è che mi dispiace molto, ma gli assicuro che non andrà così. Effettivamente questi soggetti non possono anche curarsi. Ma non è che non possono curarsi, è che non hanno nessuna intenzione di farlo perché non ritengono di avere un problema. E se nel momento in cui io sono convinto di avere diritto di fare quello che faccio, la cultura di riferimento mi approva, perché comunque l'uomo vero è quello che domina e controlla la propria compagna, la propria donna. E spiegatemi, come faccio io a, a, a mettermi in discussione? Devo essere particolarmente illuminato, ma allora difficilmente sono un maltrattante. Chi ha questo tipo di impostazione non è un malato di mente ha magari una personalità un po' distorta sotto alcuni aspetti, magari ha dei tratti narcisistici, ma non ha una storia psichiatrica, non è matto, è solo un soggetto profondamente disturbato nelle relazioni, ma che ha seguito un'impostazione culturale assolutamente ancora diffusa. Quindi questo tipo di soggetto in terapia non ci va. E se ci va, ci va esc esclusivamente perché pensa che possa essere un vantaggio per ottenere, eh, di dimostrare che la propria compagna, la propria moglie è una poveramente gatta. Quindi attenzione anche a proporre percorsi di mediazione a questo tipo di soggetti, è una teoria. Un Quindi manipolano Quindi. anche l'esperto a volte. Ma certo, manipolano l'esperto, eh, usano quel setting clinico di supporto per umiliare ancora di più la propria compagna, per, per, per mh, farla sentire ancora più inadeguata, cioè non è, non è quella la strada. L'unica strada possibile è interrompere la relazione, non ce n'è un'altra. Sono tutte storie eh, complicate, sono, Tutte, tutte persone che prima di arrivare dal, mal, dal maltrattante, dal manipolatore, hanno avuto spesso famiglie disfunzionali, che hanno sviluppato un, una, una percezione di sé alterata, che pensano di non farcela da sole, insomma, sono tutte donne che hanno tante ferite da, diciamo, da curare. Quella della relazione è l'ultima, è quella che in qualche modo poi ha prodotto il risultato finale peggiore, ma in realtà è figlia di tutta una serie di problematiche che spesso il soggetto si porta dietro da tantissimo tempo. Quindi è un lavoro che noi facciamo sia nel gestire la situazione nell'immediatezza, ma cerchiamo anche di portare la persona anche un po' a, a ricostruirsi sotto anche altri profili. Insomma. Passiamo ora ai dati statistici. In Croazia negli ultimi vent'anni sono state uccise 400 donne, quest'anno ancora 4. Nei primi otto mesi in Croazia ci sono state 362 denunce di violenza sulle donne. In Italia muore una donna ogni tre giorni, si chiama femminicidio. Esiste il reato di omicidio con tutta una serie di possibili aggravanti specifiche quando viene uccisa una donna nell'ambito di una relazione affettiva, familiare, ok? È un modo, però, diciamo eh, che è una parola che viene utilizzata. Perché specificamente fa comprendere che quella donna è stata uccisa in quanto donna, in quanto madre, in quanto moglie, in quanto fidanzata, in quanto insomma, in quanto donna, fondamentalmente. E quindi è importante perché magari a alcuni non piace, storcono un po' il naso davanti a questo, diciamo, a questo, a questo termine, però indubbiamente ha avuto il vantaggio indiscutibile di far smettere di utilizzare il termine delitto passionale, che in qualche modo già in sé portava una sorta di. Giustificazione, cioè ti ho ucciso perché ti amavo troppo, che è una roba non solo to totalmente aberrante ma totalmente imbecille perché nessuno uccide perché ama troppo, uccide per, per un malinteso senso di possesso, uccide per invidia, uccide perché per, per siete di controllo. Ma l'eccesso di amore non porta mai a fare cose così terribili. Quindi attenzione perché quantomeno il termine femminicidio ha spogliato questo tipo di scenario di una valutazione che poteva astrattamente, portare neanche troppo astrattamente, portare a giustificare l'assassino perché ha ucciso per troppo amore. No, l'amore e la passione con questa roba non hanno niente a che fare. L'egocentrismo, l'irresponsabilità, l'immaturità, la cattiveria, perché no? E sicuramente alcune personalità distorte hanno a che fare con questo tipo di scenario, ma non certo l'amore. Quindi è un termine che è utilizzato per dare una connotazione specifica a determinati casi di omicidio. Parlare anche un po' di statistica: praticamente da mm. quello che ho capito in Italia più di 150 donne vengono uccise ogni anno. E dico sì, in Croazia: esatto. ecco. siamo quasi a 90 già adesso, quindi quest'anno i numeri sono questi. Insomma. in Croazia Purtroppo... ne abbiamo 400 in 20 anni. Anche se. In 20 anni siete messi molto meglio di noi, insomma, siete anche un po', sì. un po' meno numerosi. Sì, è un paese più, più, più piccolo. Proprio fare una percentuale, cioè un, un, un calcolo anche in base alla popolazione, insomma. Però, certo. Sì è un dato sicuramente inferiore al nostro, su questo non ci sono però comunque è allarmante, anche se c'è solo una non donna sì. alla fine eh, che muore per ma c'è una donna e una donna di troppo, nel senso che fondamentalmente, però noi abbiamo un dato strutturale che è veramente, è veramente preoccupante, perché il femminicidio è la punta dell'iceberg, tu devi contare tutte quelle, quelle sono morte ammazzate. Poi ci sono quelle che muoiono per suicidio perché non ce la fanno più. E quindi la situazione di maltrattamento protratta nel tempo le porta a decidere di uccidersi. Quelle non le contiamo, ma ci sono. Poi ci sono tutte quelle che hanno avuto danni permanenti da aggressioni che magari non si sono rivelate mortali, ma comunque hanno prodotto tutta una serie di conseguenze. Quindi in realtà i numeri sono ben più alti. Eh? Ben più alti. Ma questi sono numeri spaventosi. In un paese come il nostro che vuole dirsi civile, noi abitualmente da oltre vent'anni abbiamo questo dato. Questo vuol dire che abbiamo un problema serissimo, che ancora non abbiamo evidentemente iniziato neanche ad affrontare, perché abbiamo inasprito da un lato le pene, abbiamo costruito più strumenti di tutela sulle donne, ma le donne continuano a morire e spesso continuano a morire anche dopo aver denunciato. Secondo i dati statistici ufficiali, la violenza nell'ultimo anno in Croazia è aumentata e i casi denunciati sono saliti al 9%. Io credo che, che l'aumento possa anche essere letto come un, un aspetto positivo, perché io non credo che siano aumentati i casi in sé e per sé, ma sia aumentata la percentuale di donne che denuncia. Perché purtroppo da noi la media è che solo due casi su dieci giunge all'attenzione dell'autorità giudiziaria. E peraltro c'è un dato proprio di questi, di questi giorni del Consiglio d'Europa che ci dice: Siamo molto preoccupati perché in Italia molti casi di denuncia e per maltrattamento vengono archiviati quindi evidentemente nel nostro paese insomma, la situazione non è per niente buona sotto questo profilo però che ci sia un aumento delle denunce è una cosa che sta accadendo anche da noi e secondo me è comunque un aspetto che va accolto positivamente insomma, considerata la gravità dello scenario il fatto che le donne siano più propense a denunciare è sicuramente importante ed è positivo certo è che poi bisogna vedere che tipo di risposta ottengono dalla denuncia e questo credo che sia ancora oggi la nota dolente da affrontare, perché non sempre hanno la protezione o l'attenzione o la celerità che la maggior parte di loro si meriterebbe o pensa, o pensa di ottenere. Quindi per questo motivo certe neanche denunciano. Per paura. Eh, certo. E poi la, la paura è di cadere dalla padella alla brace, bene o male, loro pensano, questo qua mi maltratta, ma ne fai di tutti i colori. Bene o male però lo gestisco, no? cioè, questa cosa riesco, ormai mi sono abituata, la, la gestisco, quindi se, se denuncio poi seppure che peggiora e poi a quel punto cosa, cosa, cosa mi ritrovo in mano? Chi mi proteggerà? Sentono le storie di quelle che hanno denunciato, e sono state uccise lo stesso e chiaramente per le donne che sono vittime di questi scenari è ancora più difficile no? decidere di fare il passo verso la denuncia che è comunque è un passo fondamentale da fare. Per ricordare tutte le donne, morte per mano di chi diceva di amarle, è stata organizzata la manifestazione in centro a Pola, durante la quale sono scesi in piazza numerosi cittadini, accompagnati dal sindaco di Pola e dal presidente della regione istriana. Onestamente, sulle fiaccolate, sulle proteste, credo molto poco, soprattutto per come vengono fatte qua da noi, cioè una tantum. In maniera anche poco articolata. Credo molto di più in un percorso di sensibilizzazione e di consapevolezza da fare sul territorio, quindi eventi con conferenze aperte al pubblico, esperti che davvero conoscono la materia, che possono spiegare tutta una serie di cose e soprattutto dare informazioni sulla disponibilità sul territorio di presidi a tutela delle donne. Credo che serva più questo che non fiaccole o altro, insomma, onestamente. Certo, perché come le dicevo, il 22 settembre no, è la giornata nazionale contro la violenza qui in Croazia, e appunto in ogni città c'è una fiaccolata, o le donne scendono in piazza, eccetera. Però io, appunto, mi chiedevo che cosa servissero. Secondo me a molto poco, nel senso, che ripeto, quello che bisogna fare è non, non una volta ogni tanto ricordarsi della problematica, ma lavorarci tutti i giorni nelle famiglie, nelle scuole. Ovunque, su luoghi di lavoro, creare una cultura diversa da quella attuale che purtroppo promuove il violento e penalizza la vittima. Cosa potremmo fare noi come cittadini? Diciamo? Beh, intanto tenere, tenere gli occhi e le orecchie aperte e quando vedete qualcosa che non torna, qualcuno che potrebbe effettivamente essere vittima di violenza, segnalare, segnalare all'autorità giudiziaria, fare delle verifiche, far, proprio anche far sentire alla vittima la vostra presenza magari sentirsi meno sola, meno isolata, potrebbe essere l'elemento determinante per far scattare quella, quella, quel click interiore che porta poi a decidere di salvarsi. Però se noi denunciamo e sì. la vittima poi non vuole denunciare... Vabbè, non vuole spesso accade indubbiamente mm -hmm. però intanto la segnalazione è partita è possibile che, che ci sia un monitoraggio su quella persona poi è possibile che si attivi il servizio sociale ci sono una serie di strumenti che poi comunque si possono attivare quindi già comunque è meglio del, del nulla assoluto in cui molte vittime piombano inesorabilmente se, se, non, se la vittima non parla e non è in qualche è modo molto... portata a rivelare quello che patisce è difficilissimo agganciare questo tipo di vittima ma un lume di speranza c'è sempre, dalla violenza se ne può uscire. Basta avere pazienza, afferma la dottoressa Bruzzone. Perché tante donne, quando interrompono la relazione, poi tornano indietro? Perché purtroppo, essendo state vittime di manipolazione, hanno sviluppato una vera e propria dipendenza neurobiologica da quel legame e stare senza quella persona, per quanto male le, le possa far stare, le fa piombare in una condizione di angoscia ancora più intollerabile. E quindi tornano sui loro passi facendo la scelta peggiore che si possa immaginare. Cosa può fare una donna appunto uh, per non tornare più indietro e? Resistere farsi, farsi aiutare, farsi aiutare andare da uno specialista che gli spiega tutto quello che succede dentro di lei, che gli fa le fa comprendere che questo tipo di situazione è temporanea, che se resiste e mette in pratica tutta una serie di consigli interrompendo la relazione e ogni contatto prima o poi con la condizione. Nell'arco di tre barra sei mesi comincia a attenuarsi fino a sparire come nella tossicodipendenza. Bisogna attraversare l'astinenza, è chiaramente un momento difficile, ma è indispensabile. Per per disintossicarsi. Nelle relazioni affettive e malevole funziona nello stesso modo, se ne può uscire? Assolutamente sì, bisogna avere un po' di pazienza e bisogna farsi aiutare. Nei percorsi di supporto, per esempio, che garantiamo noi nella mia associazione, facciamo proprio questo: noi individuiamo la situazione, la valutiamo, poi assegniamo uno dei nostri tutor alla persona e ogni volta che la persona ha voglia, intenzione, sente il bisogno di sentire questa persona, si impegna proprio per iscritto a contattare il tutor che le fa passare la voglia di richiamare quella persona, insomma, tipicamente. Diciamo che ci riuscite sempre? Beh, sempre sempre no, nessuno ha la bacchetta magica, ma in molti casi sì. Ci, cioè, ripeto, quando la persona capisce che eh, seguendo questa indicazione, piano piano, giorno dopo giorno, comincia sempre più a stare meglio, anzi si riprende perché poi, si rende conto che respira a pieni polmoni, che la vita è tornata a sorridere, che, ci sono, che intorno ci sono tante opportunità, che comincia anche a rivedersi meglio, si cura di più, si fa più attenzione a, a anche agli aspetti non personali, si vede proprio che co comincia ad avere nuovamente attenzione per sé. Sì, poi do dopodiché la strada è in discesa, Quando, però bisogna portarla a capire che quel legame porta via, non, non, non nutre, prosciuga. Una volta che lo comprende, magari può avere qualche momento ancora un po', diciamo così, diciamo di traballamento, ma tipicamente ne esce, assolutamente sì. Se, se, segue le nostre indicazioni, se seguono le nostre indicazioni, noi possiamo garantire il risultato finale. Quindi inizia anche ad amare se stessa di più. Certo, quello è il momento in cui ti rendi proprio conto che, ha fatto, che finalmente ha, ha ingranato la marcia giusta e a quel punto è difficile che torni indietro. Ma ti dirò di più, le recenti ricerche proprio di questi giorni sulla percezione di sé che hanno diciamo, le donne ragazze della cosiddetta generazione Z, quindi diciamo tra i 15 e i 26 anni, è ancora più disastrosa del previsto. Sono donne, diciamo, ragazzine, profondamente insicure, profondamente eh, proiettate all'ottenere approvazione attraverso in particolare l'aspetto fisico. E sono tutti elementi che rimandano proprio agli stereotipi di genere più, più, più pericolosi. Quindi, anziché andare avanti, siamo tornati indietro. Abbiamo prodotto una generazione ancora più fragile di quella precedente. Cioè, qui subentrano anche i ciostro, praticamente. Eh sì, indubbiamente sì, però vuol dire che abbiamo un'ulteriore gener un generazione di persone esatto. profondamente labili a livello affettivo, fragili, dipendenti dall'approvazione degli altri. E questi sono i presupposti per la violenza anche. Perché credo che la violenza di genere abbia a che fare soprattutto con l'educazione. E quindi l'invito è ai genitori a fare molta attenzione a che tipo di modelli e di valori trasmettono i propri figli. Quindi tutto parte appunto dalla famiglia? Assolutamente sì. La scuola può fare poco o niente, perché lì ci arrivano già, con questa, diciamo, con inoculato questo virus culturale. La scuola può cercare di smussare alcuni aspetti, ma è la famiglia il luogo in cui dovresti imparare a stare al mondo e anche a relazionarti in maniera sana. Certo, anche se i bambini poi trascorrono tante ore a scuola, però alla fine però tornano prima, a casa. Prima di passare tante ore a scuola, hanno passato tante ore in famiglia. Considera che lo stereotipo di genere si forma entro i, tre, i primi tre anni di vita, e in quei tre anni prevalentemente stanno a casa con i genitori. È quello che osservano e, e recepiscono in quella, in quella finestra temporale a essere determinante, anche perché le figure di riferimento sono principalmente dal punto di vista affettivo le genitoriali, quindi in particolare è la madre, quindi come viene trattata la madre, che tipo di modello di accudimento garantisce la madre, una madre serena, una madre tranquilla, una madre impaurita, che tutta sta roba entra dentro e va a tecchire nella parte più profonda della mente, nel momento della vita di un soggetto che non ha ancora, diciamo, nella disponibilità degli strumenti per proteggersi da questo tipo di condizioni. Quindi attenzione a quello che accade a casa, soprattutto con i bambini piccoli. Certo. Se, cioè, ma è possibile se una donna magari eh, ha avuto un buon esempio anche a casa fino all'infanzia possa cadere poi nelle macchine eh, ma assolutamente, una... sì, assolutamente sì perché c'è il fattore manipolatorio e quello purtroppo anche se hai avuto una buona famiglia anche se hai avuto ottimi esempi anche se hai avuto tutti gli strumenti possibili E immaginabili se ti innamori di un soggetto con caratteristiche manipolatorie e non te ne accorgi in tempo il rischio che tu possa cadere in quella trappola c'è cioè lo stesso quindi c'è sempre il rischio il rischio ce l'abbiamo tutti, nessuno escluso. Ok, però la maggior parte appunto le vittime che poi hanno subito anche forse violenze. Eh, se, se sei ben strutturata, se hai avuto i giusti esempi, se hai introiettato un'idea di, di te di valore, al primo schiaffo te ne vai. Magari ci arrivi al primo schiaffo, magari anche al secondo, ma poi te ne vai, perché ce li hai gli anticorpi, magari non li usi subito, ma prima o poi saltano fuori se invece arrivi da una famiglia che non ti ha strutturato in maniera così solida è possibile che dopo il primo ne arriveranno tanti altri di schiaffi umiliazioni vessazioni violenze che di potrebbero persona. durare anni fino cioè, al peggio posso dire, però, molte sono molte donne non escono mai da questo circuito per anni e anni eh già. Il Centro Antiviolenza Casa Rifugio dell'Istria di Pola sostiene e aiuta le donne vittime di violenza domestica a capire il problema e ad uscirne, a cercare una vita più dignitosa e più sicura, alla quale hanno assolutamente diritto. Perciò si invitano tutte le donne che stanno subendo violenza e chi le stanno intorno di denunciare gli atti di violenza alla Casa Sicura dell'Istria al numero di telefono in sovrimpressione o alla polizia al 192. E con ciò si conclude un'altra puntata della nostra trasmissione. Vi diamo appuntamento sabato prossimo. Buona serata.